tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bomba d'acqua a Canavaccio di Urbino, disagi alla viabilità. Ingerisce una pasticca antidepressiva e sviene. Si deciderà stasera la data del funerale di Don Eugenio Giorgini, l'ex parroco di Sterfetti, trovato morto vicino a un fiume a Ravenna. Domenica Fano l'assemblea dei soci della BCC. La Fano dei Cesari, votata in consiglio, si farà fino al 2020. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati, ci sono dunque buone notizie per i residenti del quartiere di San Lazzaro a Fano perché sono iniziati i lavori di asfaltatura. Fanesi, sono partiti i lavori di asfaltatura qui nel quartiere di San Lazzaro. Sì, qui nel quartiere di San Lazzaro sono partiti questi lavori molto importanti e anche molto attesi, circa 38 anni che non si asfaltava questa zona del quartiere. Prima abbiamo bonificato con Aset ovviamente la rete idrica della zona, per cui abbiamo sostituito tutti i tubi e infatti Aset ha provveduto a ripristinare provvisoriamente gli scavi fatti dovuti alle sostituzioni e adesso il comune provvede all'asfaltatura, diciamo, delle strade. Prima rimuoviamo fresiamo la parte superficiale e poi metteremo il bitume e quindi da domani questo lavoro sarà pressoché terminato. E per quanto riguarda invece la chiusura e la messa a posto degli scavi che verranno fatti, il comune dà un po' di tempo a questa parte per appunto evitare che ci siano nel tempo degli avvallamenti dovuti appunto agli scavi che sono stati fatti, mette una guaina che sostiene dal punto di vista tecnico, sostiene lo scavo in maniera tale che non si creino nel futuro degli avvallamenti che sono molto fastidiosi lungo le nostre strade e che appunto sono dovute ai sottoservizi. Ovviamente l'opera non finisce qui, proseguiremo, abbiamo altre due o tre strade importanti da dover asfaltare, stiamo predisponendo il nuovo piano delle asfaltature, ovviamente abbiamo in testa una serie di strade da asfaltare, abbiamo in testa un percorso da fare che stiamo cercando di svolgere nel miglior tempo possibile anche in relazione alle risorse che abbiamo. Quindi direi che comunque oggi andiamo a sistemare una zona, quella di San Lazzaro, molto popolosa e che appunto da 38 anni asfaltava questa asfaltatura. E adesso la cronaca. Un 17enne ha assunto 4 pasticche di farmaci antidepressivi a scuola e ha perso conoscenza. È accaduto in un istituto superiore di Ancona. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari di Croce Gialla 118 che ne hanno poi stabilizzato le condizioni, trasferito in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona. Il 17enne ha ripreso conoscenza grazie al trattamento farmacologico cui è stato sottoposto. E un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 361 tra Castel Raimondo e San Severino Marche. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un'auto, che poi si è ribaltata, la vedete nella fotografia, e un camion. La donna alla guida della vettura è in gravi condizioni, illesa la bambina che era e che viaggiava con lei, sul posto due eliambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale impegnata nei rilievi di legge. Torniamo a Fano, domenica prossima si terrà l'assemblea dei soci della BCC nella quale verranno illustrati i termini della riforma bancaria delle banche di credito e i dati sull'andamento relativi al 2017. L'importante appuntamento con l'Assemblea dei Soci di domenica 13 maggio è l'occasione per i vertici della BCC di Fano per fare il punto sull'andamento economico e sui progetti futuri dell'Istituto di Credito.
La banca si riconosce e fa propria la responsabilità non solo economica ma anche sociale nei confronti dei soci e di tutta la comunità locale di riferimento. Una realtà che però non prescinde dal percorso di cambiamento previsto dalla legge 49 del 2016 di riforma delle banche di credito cooperativo. L'obiettivo è quello di realizzare una maggiore integrazione delle quasi 300 banche operanti sul territorio nazionale per rispondere in maniera adeguata ai nuovi contesti di mercato e alle sollecitazioni normative collegate all'entrata in vigore dell'Unione Bancaria Europea. Con la riforma è iniziato pertanto per le BCC un nuovo corso che permetterà di disegnare un modello organizzativo nuovo ed originale, capace di unire cultura locale e respiro europeo. Il ruolo delle banche di credito cooperativo deve rimanere, magari facendo anche qualche, dove è possibile, dove c'è l'accordo, dove non è una forzatura, che magari che alcune BCC si possono mettere insieme. Questo potrebbe riguardare anche noi, non lo escludiamo. I dati di bilancio 2017 confermano che la BCC di Fano è una banca sana e che potrà continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità e ci regalano un certo ottimismo nei confronti di una ripresa economica che sta interessando anche il nostro territorio. Utile d'esercizio, quasi 3 milioni di euro, fondi propri per 100 milioni di euro accantonati in oltre 100 anni di storia, un patrimonio netto di 99 milioni di euro ed un capitale sociale di 11. Sono la fotografia di una banca che ha saputo reagire ed innovarsi, aumentando anche il numero della clientela di oltre 1000 unità e di soci di 600 unità, sempre nel 2017. Il modello è mettere insieme le forze, ricercare sinergie e questo direi che è anche l'auspicio che vogliamo portare avanti anche per il nostro sistema economico. Le piccole e medie imprese hanno bisogno di mettersi insieme e cercare di avere obiettivi comuni per migliorare l'efficienza e le risposte a quello che sono le esigenze delle famiglie del territorio. E vi ricordiamo che al termine di questo telegiornale ci sarà un approfondimento con il presidente e il direttore della banca qui in studio e che riguarderà appunto l'assemblea dei soci in programma domenica prossima. Si è aperto oggi in corte di assise a Macerata il processo a carico di Luca Traini, il 28enne di Tolentino, autore del raid xenofobo a colpi di pistola contro i migranti africani per le vie della città per vendicare Pamela Mastropietro. Una quindicina le parti civili, tra cui 8 migranti, sei i feriti, il comune di Macerata, il PD locale e alcuni cittadini e commercianti. La difesa ha chiesto il rito abbreviato, il processo è stato aggiornato al 16 maggio. A Tre Punti si è svolta un'assemblea pubblica per il rinnovo delle cariche provinciali del direttivo dell'Associazione Nazionale Pensionati. Rinnovo delle cariche provinciali in seno all'Associazione Nazionale Pensionati. Un comparto, quello dei pensionati del mondo agricolo, che soffre forse in maggior misura del drastico calo di potere d'acquisto delle pensioni, molte delle quali vicino alla soglia definite dalla Comunità Europea di povertà. Al suo secondo mandato Francesco Persicetti ribadisce con forza i nodi irrisolti della categoria. Uno è la sanità, che deve essere in linea con le necessità, e l'innalzamento della soglia minima delle pensioni, facendone di questi una questione di principio e di lotta futura. Sul portale, come ha stabilito la Comunità Europea, che le pensioni minime devono essere portate al 40% dello stipendio, per cui in Italia significherebbe una pensione di 650 euro, che è un minimo per vivere. L'altro punto fondamentale è stata la sanità, che purtroppo se devono pagare le bollette non possono pagarsi il ticket sanitario, non possono, cioè, e questa è una situazione che una società civile non può permettersi. Sanità e condizioni economiche dei pensionati a livello provinciale assolutamente in linea con quelle che sono le posizioni a livello regionale. Le pensioni al minimo, cioè quelle che attualmente prendono i 500 euro, sono pensioni di fame. Pertanto noi chiediamo che siano pensioni il cui importo superi la soglia della povertà, cioè almeno 700 euro.
Per quanto riguarda i servizi sociosanitari, chiediamo che nelle aree interne possiamo avere alcuni servizi che siano essenziali per la sopravvivenza. Istanze dei pensionati ancora inascoltate quindi e che meritano il sostegno del mondo agricolo, che ha intrapreso una strada di ripresa senza però ancora scorgere la luce in fondo al tunnel. Le lotte che si stanno facendo per le pensioni devono continuare, quindi la squadra ha lavorato bene, si continuerà ad essere incisivi per cercare di ottenere anche qualche risultato, perché al momento il governo nazionale sembra faccia un pochino orecchie da mercante. A causa di alcuni lavori di manutenzione da parte di ANAS sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria, da domani 10 maggio saranno attive alcune limitazioni alla circolazione all'interno del territorio comunale di Urbino. La conclusione dei lavori è prevista entro il 15 di giugno. E a Canavaccio di Urbino oggi il maltempo ha causato alcuni disagi alla viabilità. Guardate queste immagini che ci sono state inviate da un nostro reporter di strada, sono state girate intorno alle 15:30, dove si può vedere un furgone alimentare che è rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata proprio a causa dell'abbondante pioggia caduta in pochissimo tempo e che ha allagato completamente la strada. La Fano dei Cesari si farà, il Consiglio Comunale ha votato una mozione del centrodestra che obbliga l'amministrazione a organizzarla almeno per i prossimi 3 anni, almeno 3 anni senza interruzioni. Abbiamo grandi soddisfazioni come consiglieri della Tua Fano, Mariana Magrini di Progetto Fano, Gianluca Ilari, Stefano Merisolo e Davide Del Vecchio, perché questa mozione che abbiamo presentato un mese fa riguardante la Fano dei Cesari è stata approvata all'unanimità con 2 astensioni in Consiglio Comunale. Quindi io ringrazio anche chi ha integrato questo documento, come il capogruppo del PD Bacchiocchi e anche il sindaco Seri, che hanno pure sottoscritto questo documento. Il 5 Stelle ha votato a favore della mozione. Che cosa dice la mozione in pratica? Di partire sin da subito con la Fano dei Cesari già da quest'anno e avere una programmazione triennale, quindi al di là di chi vincerà il prossimo anno le elezioni, questa manifestazione deve essere la manifestazione di punta dell'estate della nostra città, per il quale non è una manifestazione fine a se stessa, ma promuove la romanità della nostra città e mi viene da dire anche del nostro territorio. Noi siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto, ma non solo noi come parti politiche, ma tutta la città, perché sono i cittadini che ce lo chiedono da anni. Noi abbiamo provato con diversi documenti e emendamenti a bilancio che purtroppo ci sono stati bocciati, ma questo documento avallato da tutto il Consiglio Comunale dà un mandato forte a questa amministrazione e anche una garanzia negli anni che questa manifestazione non sarà solo per quest'anno, ma sarà per più anni. Quindi l'impegno che chiediamo sin da subito all'assessore al turismo e agli eventi di convocare il tavolo di coordinamento e presentare la manifestazione il prima possibile insieme a tutti gli attori che cureranno l'organizzazione, i tanti volontari che da anni lavorano per far sì che questa manifestazione torni in auge e sia veramente l'eccellenza della nostra città nel periodo estivo. C'è solo un problema, mancano 2 mesi, bisognerà fare in tempo a fare tutto questo. Beh, comunque vedremo. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, giovedì 10 maggio alle ore 11 nelle Marche a Bolognola in provincia di Macerata per l'inaugurazione della sede temporanea degli uffici comunali al termine dei lavori di ricostruzione post sisma. A Fano torna Sapori e Motori, una iniziativa che si è fatta apprezzare notevolmente negli ultimi anni. Questa mattina è stata presentata l'edizione di quest'anno. Sapori e Motori 2018 torna alle origini e si riappropria della sua collocazione originaria, il Lido di Fano, più raccolta, certamente più suggestiva e meno dispersiva.
Il Lido accoglierà come una bomboniera gli appassionati d'auto e moto che da oltre 10 anni si danno appuntamento a Fano per ammirare 2 e 4 ruote da collezione e gustare le prelibatezze del territorio. Formula da subito risultata azzeccata, quella di mettere accanto la passione per i motori e quella del buon cibo, e che anche nonostante, diciamo così, scivolate organizzative e qualche defaillance nel corso di questi anni, ha saputo mantenere immutato il suo successo iniziale. Ed è proprio per questo che dopo 2 edizioni passate sul dispersivo viale Adriatico, il suo patron Giampiero Pedini ritorna al suo vecchio amore, il Lido. Il Lido è la location ideale, si coniuga perfettamente con tutti i nostri motori e con aree dedicate ai giovani e meno giovani. Una location perfetta con una spiaggia d'oro. Quest'anno le novità sono tantissime, c'è da dire però che ho instaurato di nuovo dei rapporti con dei club proprio per portare a Fano ciò che si merita, un evento sui motori. E il cibo, il food, che è la parte dei sapori? La parte dei sapori, e noi avremo qualche stand di prodotto tipico locale e poi ci saranno tutte le attività commerciali del Lido. Abbiamo chiamato un percorso la mappa del gusto, proprio perché si presteranno con dei menù, con dei piatti tipici fanesi. Un'altra presenza graditissima e fortemente voluta sin dall'inizio della manifestazione dal suo organizzatore, la massiccia presenza delle forze dell'ordine, ampiamente rappresentata con mezzi e personale. Da segnalare poi alcune nuove presenze come l'aeronautica militare. Il corpo della polizia locale poi, oltre che alla presenza fisica e di mezzi, metterà in campo percorsi didattici sull'educazione stradale per i bambini. Inoltre il Ministero dei Trasporti sarà presente con un suo stand. L'apporto sarà dato mettendo a disposizione un ufficio mobile, e questo all'interno di questo ufficio mobile si potrebbero accogliere i cittadini, in particolare quelli in età giovanile, per dare loro ogni possibile informazione di competenza della motorizzazione, in particolare della sicurezza stradale in generale, soprattutto in tema di conducenti, quindi di patenti di guida, e in tema di sicurezza del veicolo. Si è svolto presso la Casa degli Scalabrignani di Loreto il 7° incontro annuale dei sacerdoti residenti nelle Marche provenienti da altri paesi, presieduto da Monsignor Giuseppe Orlandoni, vescovo emerito di Senigallia e presidente della Commissione regionale Migrantes. Non è stata ancora stabilita la data del funerale di Don Eugenio Giorgini, 73 anni, ex parroco di Sterpeti di Montefelcino, trovato morto nel pomeriggio di ieri lungo l'argine di un fiume vicino a Ravenna, accanto alla sua auto. A scoprire il corpo senza vita del sacerdote era stato un passante che ha chiamato subito le forze dell'ordine. Dai riscontri effettuati sul posto pare che il decesso sia da attribuire a cause naturali. Non è chiaro invece il motivo per cui il sacerdote si trovasse lì. La procura ha aperto un fascicolo di indagine, la data e il luogo delle esequie verranno decisi questa sera nel corso di una riunione con il vescovo di Fano nella sede della Curia. E vi ricordo che domani, giovedì, dopo il telegiornale, andrà in onda Primo Cittadino, l'appuntamento con il sindaco di Fano, Massimo Seri, al quale potete chiamare, fare le vostre domande, le vostre richieste in diretta al 86 14 33 oppure inviandoci un sms oppure whatsapp al 338 49 68 250. Allora, grande successo ieri sera per i nuovi frammenti, il nuovo viaggio nella memoria con le immagini d'epoca realizzate dallo studio fotografico di Del Bianco. E allora questa sera di nuovo una nuova puntata, una seconda nuova puntata che vi proporremo tra un istante, e poi in Cucina con lo Chef un approfondimento dedicato alla BCC di Fano sull'Assemblea Generale in programma domenica prossima con tutti i soci. Il telegiornale è finito, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.